Il 21 luglio 1828 salpava da Tolone la nave che accompagnava in Egitto la spedizione franco-toscana fortemente voluta dal Granduca Leopoldo II e finanziata dai due governi. A capo di essa si trovavano due brillanti studiosi, il francese Jean-François Champollion e il pisano Ippolito Rosellini. Champollion era ormai all'apice della sua carriera dopo essere riuscito per primo a decifrare il sistema geroglifico egizio. Grande sostenitore delle teorie di Champollion e 10 anni più giovane di questo, Rosellini aveva avuto una rapida carriera e a soli 24 anni era già professore di lingue orientali all'Università di Pisa. Per lui, 2 anni dopo, il Granduca avrebbe istituito la prima cattedra al mondo di egittologia. Tuttavia, la nascente scienza egittologica aveva ora bisogno di un'applicazione sul campo che facesse finalmente parlare coi monumenti esotici tanto ammirati, ma finora muti. La grande spedizione comprendeva, sotto la guida dei due studiosi, disegnatori e architetti in grado di riprodurre fedelmente i monumenti e renderli accessibili per lo studio anche in Europa. Da Tolone, la nave franco-toscana, dopo quasi un mese di navigazione, giunse al porto di Alessandria il 18 agosto. Il piano di Champollion e Rosellini prevedeva una rapida risalita lungo il Nilo, allo scopo di passare in rassegna i siti e scegliere quelli da visitare con più calma durante il ritorno. Rosellini annotava ogni cosa nel suo diario, come la spettacolare veduta dalla cima delle piramidi di Giza. Da questo punto, girando gli occhi intorno, si vede come un mare grigio-giallastro di agitate onde. L'ineguale deserto ben al di là della catena libica da una parte e dall'altra il Cairo e il basso Egitto verdeggiante, fin dove l'inondazione l'irrora, e limitato poi dalla catena di Arabia. Il viaggio proseguiva non senza difficoltà, ma l'entusiasmo e la giovane età davano a Rosellini sempre nuove forze. Abbiamo lavorato come cani e senza risentire la minima fatica. Miracolo del clima! Ho fatto costantemente un lavoro di 12 ore per giorno e questo mi ha dato ancor più vigore. Tra il viaggio di andata e quello di ritorno, la spedizione toccò praticamente tutti i grandi luoghi dell'Egitto faraonico. Lo stupore della vista delle rovine di Tebe traspare ancora vivido dalle pagine del diario. E finalmente, il 20 novembre, giungemmo a Tebe e notammo il giorno di questo arrivo tra i solenni e memorabili di nostra vita. Al calore del sole o nella penombra dei cunicoli, i membri della spedizione lavoravano costantemente per riprodurre tutto ciò che vedevano. In pieno spirito di collaborazione, il gruppo francese e quello toscano si scambiavano tutti i disegni, realizzati in molti casi grazie all'ausilio della camera oscura. La luce, entrando dal foro posto su di un lato della camera, proietta l'immagine rovesciata di ciò che si sta puntando, rendendo più semplice il ricalco da parte del disegnatore. Tra le pagine del diario, l'antica civiltà del Nilo sembra riaffiorare in diretta, evocata dalle descrizioni degli scavi eseguiti nelle tombe e dei reperti. Il lavoro di levare il piano di questa tomba è molto faticoso e pericoloso, perché mi costringe di passare per i sotterranei e vicino ai pozzi, ove per tutto vi sono scorpioni e serpi velenosissimi. Alessandro Ricci, uno dei pittori toscani, fu egli stesso vittima della puntura di un grosso scorpione, con conseguenze assai serie per la sua salute. La lista delle casse della spedizione mostra come i suoi membri viaggiassero accompagnati da fucili e pistole. Il Reis si oppose energicamente al nostro desiderio, facendoci osservare che oltre gli animali avevamo a temere gli abitanti e più di tutti i ladri. Non ci rimuovemmo dal nostro progetto e rispondemmo a Reis che in quanto ai ladri i nostri fucili, pistole e scimitarre ce ne avrebbero garantito. Il frutto dei 12 mesi di viaggio fu una massa enorme di documenti, note, copie di testi geroglifici, disegni. A questa mole, fondamentale per la nascita dell'egittologia moderna, vanno aggiunte 76 casse di antichità raccolte da Rosellini per il sovrano toscano, senza contare quelle che Champollion portò al re di Francia.
La morte di Champollion nel 1832 lasciò a Rosellini la responsabilità della sistemazione e della pubblicazione dello sterminato materiale raccolto. A questa impresa Rosellini si dedicò con tutte le sue forze fino alla sua precoce morte nel 1843. Nei 9 volumi dei Monumenti dell'Egitto e della Nubia, egli ha gettato le basi per la ricostruzione di questa antica cultura, in egual misura di quanto Champollion fece per la sua lingua. Tuttavia, lo studio dei documenti di Rosellini non è ancora concluso. I diari, pubblicati solo nel 1925, e numerosi manoscritti inediti continuano a costituire un inestimabile tesoro per gli egittologi. Il progetto Rosellini dell'Università di Pisa, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, si propone di pubblicare e tramandare il frutto del lavoro di questo studioso, tanto importante per la comprensione dell'Egitto antico.